Maria! Presidente, oggi in piazza per chiedere cosa? Per chiedere di mettere al centro del dibattito politico e pubblico il tema della vita e di arrivare nel tempo all'abolizione della 194. Quindi dell'aborto sostanzialmente. Esattamente, esattamente. In qualunque circostanza, cioè non so se ha visto in Alabama, è stato dichiarato illegale l'aborto anche in caso di stupro o di incesto, quello è il modello? Esattamente, anche perché quello che noi diciamo, iniziamo a smontare la 194 pezzo per pezzo. Viva Cristo! Abbiamo ucciso troppi bambini, ha fatto più morti l'aborto in questi 30 anni di legge dell'aborto dagli anni 70 che due guerre mondiali. Stiamo rovinando l'Italia, ormai abbiamo portato a casa cani e gatti e abbiamo ucciso i nostri bambini. Chi la può salvare questa Italia? Niente, noi con la preghiera, le testimonianze, non c'è altro ormai. Via vendetta al cospetto di Dio! Se noi marciamo, facciamo capire ai nostri politici che le nostre richieste non sono le richieste di una minoranza, sono le richieste di un popolo che difenderà la morte. Posso domandarle che c'entra Soros? Viva la vita, solo questo mi sento. Sì, ma perché nello striscione avete scritto abbasso Soros? Ci sarà un significato, l'avete messo su uno striscione. C'è e si sa qual è, però per noi l'importante oggi è... Si vergogna a dirlo? No, assolutamente, ribadire il concetto della vita, viva la vita! L'Italia come l'Alabama, così la vorrebbe lei? Io la vorrei ancora meglio. Cioè? Che ci sia il matrimonio cristiano. Non di nessuna unione civile? No, beh, unione civile sono porcherie, le dico forte, sono porcherie! Mamma mia, adesso come i gender, adesso andremo a Treviso, manifesteremo e bruceremo questi libri del gender, anche i bambini. Sa chi bruciava i libri? Chi è? Non so. I nazisti bruciavano i libri. E noi saremo per bruciare, ma per salvare i bambini, ma come si fa? Quindi si brucia la cultura per... Ma che cultura, è tutta la roba infame. Siamo ancora qua, è bello. Bonino e Cirinà, il Padre Eterno vi vomiterà. Devono andare a casa quella gente là. Di chi non la pensa come lei all'inferno? Chi la pensa? È la natura stessa che vuole questo. Sono i demoni che vogliono rovinare tutto.